ovvero non vi siano obiezioni, sarà trasmessa sulla Web TV e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Oggi la Commissione è convocata per iniziare un breve, brevissimo ciclo di audizioni che abbiamo ritenuto opportuno avviare per indagare meglio il tema dello squilibrio della struttura finanziaria delle imprese non finanziarie italiane nella difficile, difficilissima fase che seguirà e che ancora non segue perché ci siamo ancora ovviamente dentro la pesante recessione da Covid-19 che è iniziata lo scorso anno. Quindi iniziamo, come giusto che sia, dai rappresentanti della Banca d'Italia che appunto oggi inaugurano questo mini ciclo di audizione, ancora non compiutamente definito, che la Commissione Finanze della Camera intende svolgere per approfondire bene questa tematica e soprattutto predisporre le misure di politica economica che il Parlamento riterrà opportuno assumere prima che il problema diventi troppo pressante, come spesso è accaduto in casi passati. L'audizione si svolgerà in videoconferenza da remoto, sia per i deputati che per gli auditi, in conformità, come sempre, alle misure che ci siamo dati per prevenire il contagio da Covid-19. Quindi saluto il dottor Alessio De Vincenzo, capo del Servizio Stabilità Finanziaria della Banca d'Italia, al quale do il benvenuto formale della Commissione, che ringrazio per la partecipazione. Gli cedo volentieri la parola, invitandolo a contenere la sua relazione illustrativa in una quindicina, ventina di minuti al massimo. Lei comunque è stato così gentile già da inviarci la memoria che è stata già distribuita ai commissari e caricata su Geocom, in modo che poi appunto possiamo avere un dibattito e lasciarle lo spazio per la successiva replica finale. Grazie ancora, dottor De Vincenzo, e a lei la parola. Grazie, grazie Presidente, buon pomeriggio, buon pomeriggio ai onorevoli deputati, membri della Commissione. Dunque, come diceva, mi baserò per questo intervento su un testo che lascio agli atti della Commissione, lo scorro abbastanza, diciamo, rapidamente, vedrete che ci sono riferimenti bibliografici e alcuni piccoli approfondimenti che sono messi in un carattere un po' diverso e un po' più piccoli, ecco, su quelli in alcuni casi farò un breve riferimento, ma comunque lascio tutto agli atti della Commissione. Ecco, vi ringrazio ancora per questo invito, il tema è importante, il governatore recentemente si è soffermato su questa importanza di valutare l'opportunità di misure volte a riequilibrare la struttura finanziaria delle imprese italiane e incentivare la loro patrimonializzazione. Entrambe, struttura finanziaria e patrimonializzazione, hanno infatti risentito degli effetti della pandemia. Dunque, il mio intervento si ruoterà intorno a tre punti fondamentali. Un breve excursus di quello che è successo nello scorso decennio, che è stato un decennio importante per quanto riguarda la struttura finanziaria delle imprese, caratterizzato da un significativo rafforzamento della struttura finanziaria. Quindi possono esserci, guardando l'esperienza dello scorso decennio, utili informazioni, utili lezioni che possono essere tratte per quanto riguarda le prospettive. Poi mi soffermerò sull'impatto che nello scorso anno, nel 2020, la pandemia ha provocato in termini di struttura finanziaria delle imprese e evoluzione in particolare della loro leva finanziaria, per poi terminare con alcune considerazioni sulle prospettive, prospettive sia direi di breve periodo che di periodo medio, diciamo un medio termine, senza tuttavia andare troppo distante nel tempo. Ecco, per quanto riguarda il primo punto, il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese nello scorso decennio, il messaggio fondamentale che vorrei trasmettervi è che nel periodo che intercorre tra il 2011 e il 2019, le imprese italiane hanno intrapreso un importante processo di rafforzamento della struttura finanziaria. Questo ha fatto sì che al momento dello scoppio della crisi pandemica all'inizio del 2020, le imprese si trovassero in una posizione relativamente migliore rispetto alla posizione con la quale invece avevano affrontato le precedenti crisi finanziarie o fasi recessive, in particolare la crisi finanziaria
globale del 2007-2008 e poi la crisi dei debiti sovrani nell'area dell'euro, la crisi del 2012 e del 2013. I punti che hanno caratterizzato questo riequilibrio sono fondamentalmente due: la diversificazione delle fonti di finanziamento e la riduzione della leva finanziaria. Faccio riferimento a questo concetto di leva finanziaria, lo dico, lo chiarisco all'inizio: l'indicatore che noi normalmente utilizziamo per monitorare la leva finanziaria è un rapporto dove al numeratore di questo rapporto ci sono i debiti finanziari delle imprese e al denominatore c'è la somma di debiti finanziari e di patrimonio. Quindi più è alto questo indicatore, più è elevata la leva finanziaria delle imprese e quindi più ci si può avvicinare a correre un rischio di eccessivo indebitamento. Ecco, per quanto riguarda la diversificazione delle fonti di finanziamento, qui ricordo in maniera molto, molto rapida che è stata caratterizzata da una riduzione della quota dei debiti finanziari che fa capo alle banche, quindi i prestiti bancari. È scesa in particolare questa quota dal 66 al 52% in questo intervallo temporale a cui ho fatto riferimento, 2011-2019. Mentre invece sono aumentate le quote dei debiti che fanno capo invece a finanziamenti da parte di intermediari non bancari, soprattutto è aumentata la quota delle obbligazioni, in media dal 7 al 12% del complesso dei debiti finanziari. Ecco, è un valore questo 12%, ci sono anche delle figure in fondo che riportano la distribuzione nei diversi paesi, è sostanzialmente in linea con il valore medio per l'area dell'euro, ma è significativamente più basso rispetto alla quota delle obbligazioni in paesi che hanno mercati dei capitali più sviluppati, per esempio la Francia, dove questa quota è il 18%, soprattutto i paesi anglosassoni, dove queste quote raggiungono negli Stati Uniti quasi il 40%. Ora, perché è importante insistere su questa quota di debiti rappresentata dalle obbligazioni? Perché l'accesso ai mercati obbligazionari è un importante canale di finanziamento che è in grado di funzionare da meccanismo assicurativo per le imprese, assicurativo nel caso di shock, perché nel caso in cui ci siano dei fenomeni avversi che colpiscano alcuni dei finanziatori delle imprese, in particolare le banche, vista la storica dipendenza che si osserva in Italia, avere fonti di finanziamento alternative, in particolare sui mercati, consente di ridurre le probabilità che da questi shock derivino delle condizioni avverse, particolarmente avverse per i finanziamenti delle imprese. Quindi le obbligazioni sono importanti, è anche vero che nel periodo preso in esame è cresciuto in maniera significativa anche il ricorso al capitale di rischio. E qui è qualcosa che è avvenuto in maniera analoga a quanto si è osservata in recessioni che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, e questo aumento del patrimonio ha fatto sì che la leva finanziaria, quell'indicatore che commentavo prima, si riducesse nel periodo considerato di 10 punti percentuali, raggiungendo il 39%. È ancora un po' più elevata, questo lo vedete nella figura 2 in fondo, rispetto alla media dell'area dell'euro, ma in termini relativi si è ridotta in misura significativa. C'è ancora un divario, era di 5 punti percentuali, eravamo quindi di 5 punti percentuali più alti rispetto alla media dell'area all'inizio dello scorso decennio, siamo ancora più alti, però di meno di 3 punti percentuali. Questa contrazione della leva ha beneficiato soprattutto dell'aumento del patrimonio, anche grazie a una ripresa della redditività e a un autofinanziamento, reinvestimento degli utili. Dunque, questa maggiore patrimonializzazione e in generale questo riequilibrio della struttura finanziaria ha beneficiato di importanti misure che sono state adottate nel corso dello scorso decennio. Ne cito alcune perché riteniamo che possano essere importanti anche per le considerazioni in prospettiva. La prima è l'ACE, l'aiuto alla crescita economica, che è stato introdotto nel 2011 e come credo molti di voi sapranno, è un modo di dedurre dal reddito imponibile delle società un determinato ammontare che corrisponde
al rendimento figurativo o nazionale degli aumenti di capitale che sono fatti dalle imprese. Quindi è un incentivo a fare aumenti di capitale sia attraverso reinvestimento di utili e autofinanziamento, sia attraverso raccolta di capitale sul mercato, e diciamo è stato un contributo importante al riequilibrio del che normalmente viene data al debito rispetto al capitale di rischio nel finanziamento delle imprese. Ricordo anche che c'è stato uno sviluppo favorevole con l'introduzione dei mini bond, in particolare per le imprese di minori dimensioni. In questi casi l'emissione di mini bond ha contribuito per le imprese più piccole a ridurre questa dipendenza a cui facevo riferimento in precedenza dal credito bancario in senso stretto. E poi c'è stato anche uno sviluppo dei mercati azionari, favorito anch'esso da incentivi fiscali per le imprese che si quotano. Ci sono state utili iniziative private come la creazione dell'Alternative Investment Market di Borsa Italiana, dedicato specificamente alle imprese di minore dimensioni, e ha contribuito anche più di recente alla diffusione di società veicolo finalizzate alla raccolta di capitali per la protezione di imprese, le cosiddette SPAC, Special Purpose Acquisition Companies. Ci sono poi stati i PIR, questi prodotti, come sapete, i piani individuali di risparmio hanno incentivato la destinazione del risparmio privato verso le imprese attraverso i mercati finanziari, prevedono meccanismi di esenzione fiscale che sono sicuro conoscete, ma ci sono stati anche incentivi per i fondi pensioni e le casse previdenziali agli acquisti di azioni e di obbligazioni emesse da società italiane. Ci sono state agevolazioni fiscali per gli investitori in piccole e medie imprese e società di nuova costituzione innovative, quindi sia PMI innovative sia startup innovative, e investitori anche in quote di fondi di venture capital, su cui ritornerò al termine del mio intervento. Si tratta in generale di misure che sostengono e hanno sostenuto nello scorso decennio l'espansione dell'attività produttiva, producendo anche, diciamo, effetti positivi in termini di gettito erariale. È ovviamente un byproduct dell'espansione dell'attività produttiva. Ecco, questi miglioramenti su cui mi sono brevemente soffermato si sono bruscamente, direi, interrotti all'inizio dello scorso anno per effetto della pandemia. Ecco, a fronte di questo shock di una portata eccezionale sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico, il governo, come sapete, ha varato molte misure che hanno attenuato l'impatto della crisi e hanno ridotto i rischi di insolvenza. Sono misure che hanno sostenuto i costi delle imprese, contenendoli, con per esempio l'estensione della cassa integrazione, e sono misure che hanno lavorato molto sulla liquidità, i trasferimenti a fondo perduto, il differimento degli oneri tributari e contributivi e la moratoria sui prestiti. Non solo, sul fronte poi dell'erogazione di nuovi prestiti, anche con il supporto della politica monetaria accomodante nell'area dell'euro e delle garanzie pubbliche che il governo italiano ha concesso sui nuovi prestiti, le banche sono riuscite a soddisfare in sostanza la domanda di fondi da parte delle imprese, e le condizioni di offerta di credito si sono nel complesso mantenute distese nei vari settori nel corso dell'anno. Ecco, ci sono stime che abbiamo condotto e pubblicato recentemente che dicono che grazie a queste misure si è ridotto nel corso del 2020 il numero delle aziende che hanno registrato deficit di liquidità, e si sono anche ridotte l'incidenza delle società che possono essere definite in deficit patrimoniale, cioè con un patrimonio netto che è inferiore ai limiti legali. Tenete presente che prima della crisi pandemica c'è sempre stata una quota di imprese che operavano con un patrimonio netto inferiore ai limiti legali, viaggiava intorno al 7%. Questa quota stimiamo che sarebbe salita al 14%, quindi sarebbe sostanzialmente raddoppiata nel corso del 2020, e grazie alle misure che sono state intraprese è stato contenuto l'aumento, e stimiamo che sia intorno al 12%.
Il credito bancario, come dicevo, è cresciuto a ritmi elevati. Nel 2020 il tasso di crescita dei prestiti alle imprese è stato prossimo al 9%, erano tassi di crescita che non si vedevano ovviamente da molti anni. Nel triennio ultimo precedente, 2017-2019, si era osservata una sostanziale stagnazione dei prestiti, mentre invece nelle precedenti fasi recessive, per esempio, nella recessione del 2009 si era osservata una riduzione dei prestiti del 2% circa, e nel periodo della crisi dei debiti sovrani 2012 e 2013, quel biennio, in media il credito si era ridotto di 4 punti percentuali all'anno. È stato importante il sostegno dei meccanismi di garanzia, sia del fondo per le piccole e medie imprese, sia della SACE, a cui è stata concessa la possibilità di attivare garanzie, e abbiamo evidenze e dati che mostrano che la gran parte dei prestiti garantiti sono prestiti che si sono aggiunti al credito già in essere, non lo hanno semplicemente sostituito. Quindi il grado di rafforzamento dei meccanismi attraverso cui lo Stato concede le garanzie, in particolare l'estensione anche alle imprese non solo piccole e medie, ma alle mid caps, è una evoluzione che ha riguardato in particolare il Fondo Centrale di Garanzia, ha fatto sì che potesse essere sostenuta larga parte del nostro sistema produttivo. Detto questo, e qui mi, diciamo, avvio verso le considerazioni sulle prospettive, rimane un dato di fatto. Il dato di fatto è che l'aumento del debito delle aziende, in particolare di quelle più colpite dalla crisi, peserà inevitabilmente sulla loro capacità di sostenere gli oneri del debito, con ricadute negative sulla possibilità di investire e di competere. Ecco, a fronte di questo, l'evoluzione della situazione sanitaria e l'incertezza sulle prospettive economiche rendono queste misure di sostegno, le misure di sostegno che sono state varate, ancora indispensabili. E riteniamo che i benefici di queste misure in termini di stabilità finanziaria e di sostegno alla domanda superino, le possibili inefficienze in termini di allocazione delle risorse. Sono interventi che, come sappiamo bene, hanno dovuto inevitabilmente coprire una ampia parte dei soggetti in maniera molto, molto rapida. Quindi è possibile che ci possano essere delle inefficienze sul fronte dell'allocazione delle risorse, inevitabili assolutamente in questa fase. Quindi la scelta del governo, alla luce di questo, di prorogare alcuni dei provvedimenti, in particolare faccio riferimento alla moratoria e agli schemi di garanzia pubblici fino a giugno di quest'anno, è una scelta condivisibile e ha evitato che uscissero dal mercato durante una congiuntura ancora debole delle imprese fondamentalmente sane. Ecco, nell'affrontare il tema più generale, con una prospettiva, ecco, di medio periodo, l'idea di rivedere queste iniziative, è importante tenere in considerazione quali sono gli obiettivi e gli effetti della rimodulazione di queste misure. Per quanto riguarda le moratorie, ovviamente diciamo una cessazione della moratoria avrebbe delle ripercussioni sui flussi di cassa delle imprese, su liquidità, in quanto richiederebbe di riprendere a onorare il servizio del debito. D'altra parte, un ritorno rapido, veloce, all'operatività degli schemi di garanzia già preesistenti, il Fondo Centrale di Garanzia ne è l'esempio, alle condizioni operative che erano prima della crisi, potrebbe determinare effetti sull'offerta di prestiti bancari. In particolare, si potrebbero verificare situazioni in cui la concessione dei finanziamenti viene fatta a condizioni meno favorevoli rispetto a quelle attuali, in particolare in termini di tassi, scusi. A questo punto, quindi, è effettivamente opportuno che questa revisione delle misure avvenga in modo graduale. Questa è una strategia che riteniamo la strategia più efficace, perché consentirebbe alle aziende con prospettive di ripresa e di rilancio di continuare a operare secondo una prospettiva di continuità aziendale, e allo stesso tempo eviterebbe il rischio che un elevato numero di fallimenti si possa concentrare in un arco temporale piuttosto ristretto, con anche implicazioni per la domanda, il funzionamento del sistema giudiziario, i bilanci degli intermediari creditizi.
Ecco, con il ridursi invece dell'incertezza sulle prospettive dell'economia, che auspichiamo possa avvenire il più presto possibile, le misure potrebbero essere rese più selettive, in modo da limitare il rischio di destinare risorse a imprese prive di prospettive di rilancio, il che avrebbe ricadute complessivamente negative sulla crescita dell'economia. Vi sono diverse possibilità, vi sono diversi meccanismi sui quali è bene riflettere e sono meccanismi che sono in grado anche, potrebbero anche funzionare come incentivanti o auto-incentivanti per quanto riguarda le imprese. Ne cito velocemente alcuni, si potrebbe riflettere su mantenere la garanzia ma modificarne le condizioni di accesso in termini di costo e in termini di percentuali di copertura. Come sapete, le percentuali al momento sono elevate, vanno dal 100% per i prestiti di importo più contenuto e giù fino al 90 e 80% per gli altri. Si potrebbe, ad esempio, anche lì valutare l'opportunità di mantenere l'accesso ai prestiti garantiti dopo la scadenza della moratoria per le imprese che vi hanno fatto ricorso, ad esempio, dando quindi a quelle imprese la possibilità, una possibilità un po' più ampia, di riprendere regolarmente a onorare il servizio del debito, se necessario facendo ricorso anche a prestiti garantiti. In generale, è bene riflettere sul fatto che queste misure tengano bene in considerazione il fatto che le imprese più piccole tendono generalmente a incontrare maggiori difficoltà nell'accesso al credito e quindi hanno bisogno di un sostegno che è proporzionalmente maggiore rispetto a quello per le altre imprese. Ecco, nel medio periodo ci sono fondamentalmente due linee di intervento sulle quali brevemente mi soffermo. Sono linee di intervento che potrebbero far fronte a questo problema che normalmente viene indicato come debt overhang, cioè il rischio che ci possa essere l'eccessivo indebitamento, perché questo è un problema dal punto di vista economico importante, perché se l'indebitamento di un'impresa è percepito come eccessivo, anche iniziative di ricapitalizzazione, anche sul mercato, potrebbero essere ostacolate, perché c'è una percezione da parte dei potenziali investitori che i fondi che loro sarebbero disposti a utilizzare per finanziare il capitale di rischio delle imprese, in realtà verranno distorti per onorare il servizio di un debito particolarmente eccessivo. Quindi c'è una sorta di meccanismo perverso, appunto il debt overhang, che fa sì che oltre una determinata soglia di indebitamento, la ricapitalizzazione potrebbe essere più complicata. È un rischio che quindi bisognerebbe cercare di contenere. Le linee di intervento sono due. La prima è favorire per quanto possibile processi di ristrutturazione rapidi ed efficaci per le imprese che hanno prospettive di rilancio e farlo in continuità d'azienda, ovviamente in continuità d'impresa, in particolare per i rapporti di finanziamento. Qui mi limito a segnalare che occorrerebbe intervenire sui fattori che al momento ostacolano il ricorso agli strumenti di ristrutturazione che sono disponibili nel nostro ordinamento e che ne riducono l'efficacia. Ci sono fondamentalmente due fattori. Da un lato ci sono i costi elevati a carico dei debitori, alcuni sono costi fissi che sono quindi indipendenti dalla dimensione dell'impresa, e ci sono poi deboli incentivi per i creditori a ristrutturare esposizioni di dimensione contenuta. È un problema connesso ovviamente con le caratteristiche della struttura del nostro del tessuto produttivo. Sta di fatto che le piccole imprese, le piccole e le medie imprese hanno difficoltà ad accedere, si vede dalle nostre evidenze, hanno difficoltà ad accedere a tali procedure e quindi vanno più frequentemente incontro a una liquidazione. Dall'altro, i processi di ristrutturazione richiedono generalmente tempi che sono particolarmente lunghi. Faccio, diciamo, velocemente riferimento al fatto che, per esempio, per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione, oltre la metà delle imprese che sono coinvolte in accordi di ristrutturazione cessa di esistere entro 3 anni dall'avvio della procedura. Quindi questo è un segnale di inefficacia, ahimè, di questi accordi. Per quanto riguarda invece i concordati preventivi, questa quota di imprese che cessa è inferiore rispetto agli accordi, è del 30%. Però a 3 anni dall'apertura dei concordati, le imprese che non sono cessate sono ancora in una fase di esecuzione del concordato, quindi a riprova di questa lunga durata dei processi di ristrutturazione. Un impulso alle ristrutturazioni più rapide ed efficaci potrebbe anche derivare
da una corta attuazione del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che come sapete è stato rinviato per quanto riguarda l'entrata in vigore a settembre di quest'anno. Ecco, qui mi limito a segnalare che c'è un'importanza che questi organismi, i cosiddetti OCRI, gli organismi costituiti presso le Camere di Commercio, è importante che abbiano una capacità di indirizzare le imprese verso la soluzione più adatta, di coadiuvarle nell'eventuale processo di ristrutturazione, di definire in maniera accurata il perimetro delle imprese coinvolte. Tutte queste tutte sono condizioni necessarie affinché il compito complicato di questi organismi possa effettivamente portare un contributo in termini di rapidità e di efficacia alle procedure di ristrutturazione attraverso questi meccanismi di procedure di allerta in particolare. Ecco, su questo punto specifico delle procedure di allerta rileviamo che effettivamente, vista le attese di un incremento del numero dei fallimenti, forse in questa situazione di emergenza si potrebbe limitare la platea di imprese soggette alle procedure di allerta, al sistema di allerta, a quelle che effettivamente hanno situazioni particolarmente gravi, mentre invece la funzione preventiva, diciamo, delle anticipatorie potrebbe essere invece svolta attraverso un sistema che fornisca incentivi più favorevoli alla ristrutturazione. E la seconda linea riguarda gli interventi di rafforzamento patrimoniale. Si tratta di interventi di incentivo al rafforzamento, si tratta di interventi pubblici che sono probabilmente i più efficaci in assoluto nel ridurre la leva finanziaria e che troverebbero giustificazione nei problemi di eccessivo indebitamento a cui facevo riferimento. Ci sono diverse riflessioni anche in ambito internazionale. Recentemente il gruppo dei 30, che è un organismo internazionale che si occupa di approfondire questioni economiche e finanziarie, ha pubblicato alcuni principi volti a individuare le opzioni più appropriate per il disegno di interventi pubblici di sostegno alle imprese. Ovviamente il governo, anche con il DL Rilancio, come sapete, lo scorso anno è intervenuto su questo importante punto attraverso alcune misure dirette alle diverse tipologie di imprese, quindi contributi a fondo perduto per le imprese più piccole, crediti di imposta per le ricapitalizzazioni volontarie di società con fatturato tra 5 e 50 milioni e poi la sottoscrizione di strumenti di capitale diretti, diciamo debito, rischio o ibridi emessi dalle imprese più grandi attraverso il patrimonio rilancio gestito dalla, come sapete, dalla Cassa Depositi e Prestiti, non ancora operativo. Ecco, in questa fase forse riflettere su come rafforzare ulteriormente, favorire ulteriormente la patrimonializzazione, crediamo sia particolarmente importante. Qui l'ACE torna in discussione. L'ACE è uno strumento che è molto flessibile per le sue caratteristiche e che quindi potrebbe essere rafforzato. Ovviamente è stato disegnato con successo in una fase, direi, normale, di esigenze normali di rafforzamento patrimoniale. Nella fase attuale, in cui le esigenze di rafforzamento sono, per via dello shock, maggiormente significative, potrebbe essere effettivamente rafforzato rispetto alla situazione attuale. E ci sono anche qui diverse modalità per farlo, ma il messaggio che vorrei trasmettere è che è uno strumento molto flessibile e quindi molto, molto utile. Si potrebbe anche riflettere su incentivare ulteriormente il ricorso alla quotazione sui mercati azionari. È aumentato nel corso degli ultimi anni, soprattutto per le piccole e medie imprese, ma c'è ancora margine, per dire, inespresso. C'è una recente analisi che abbiamo pubblicato che mostra che, nonostante la tragedia della pandemia, nonostante il nero 2020 che abbiamo vissuto, ci sono, tenendo conto anche di questo effetto pesante, circa 2.000 imprese piccole e medie che hanno attualmente, al momento, caratteristiche economiche e finanziarie che sono idonee potenzialmente alla quotazione sull'alternative investment market. E se tutte queste imprese si fossero in grado di quotarsi, la capitalizzazione del mercato aumenterebbe significativamente, sono 70 miliardi con un incremento del rapporto sul PIL al 40%, e rimane sempre un gap con l'entità delle quotazioni sui mercati azionari esteri, ma sarebbe un passo nella giusta direzione. E poi ci sarebbero interventi volti a
amplificare e diversificare i canali di finanziamento alternativi. Qui faccio riferimento molto rapidamente al venture capital e ai private placement. Infine, rimane una questione legata più in generale alle procedure di gestione delle crisi d'impresa. E anche in questo caso è prioritario favorire una rapida riallocazione delle risorse presso le aziende e per i settori con le maggiori possibilità di rilancio, e quindi anche qui maggiore rapidità e maggiore efficacia delle procedure di gestione delle crisi è qualcosa che diciamo, su cui rifletto. Come sapete, è molto elevata. Le ultime statistiche del Ministero della Giustizia indicano in 7 anni e mezzo la durata dei procedimenti chiusi nel 2019. Ci sono elevate differenze a livello territoriale, da poco meno di 5 anni nel distretto di Trento a 17 anni in quello di Messina. E quindi queste differenze che sono osservate sono differenze prevalentemente di natura organizzativa, e quindi anche a quadro normativo invariato si potrebbero fare degli utili progressi. Ecco, diciamo, chiudo, Presidente e deputati, appunto, ricordando che questo tema del rischio che effettivamente lo shock della pandemia da Covid-19 possa determinare uno squilibrio nella struttura No, grazie. e le conseguenze sono conseguenze particolarmente importanti. Bene ha fatto ovviamente il governo a sostenere con misure eccezionali le imprese nel corso del 2020. Al momento non vi sono le condizioni per avviare un'uscita da questa fase di ampio sostegno pubblico. Vi è però, ecco, la necessità di intervenire per far sì che quante più imprese possibile riescano a superare la crisi, tornando a operare in condizioni, se possibile, migliori rispetto alle condizioni con le quali operavano in passato. Va ripreso, in altri termini, quel percorso di rafforzamento della struttura finanziaria che abbiamo osservato con piacere nel corso dello scorso decennio e che invece si è bruscamente interrotto all'inizio dello scorso anno. Rimane il problema della frammentazione del tessuto produttivo, che ha una serie di conseguenze importanti in termini di capacità di migliorare la qualità delle prassi gestionali delle imprese, di beneficiare dei vantaggi connessi con le tecnologie, con le nuove tecnologie, di affrontare la sfida della transizione ecologica, che a qualche anno non è un orizzonte troppo distante, di investire in capitale umano qualificato. Ci sono degli effetti sulla produttività che la frammentazione del tessuto produttivo determina. Se abbiamo non pochi esempi di imprese di grandi dimensioni italiane che hanno una produttività superiore alle loro concorrenti estere, non si può dire lo stesso per le società di dimensioni che soffrono rispetto alle analoghe società estere di una produttività inferiore. Ecco, intervenire oggi, riflettere oggi con un disegno organico per questi interventi per agevolare patrimonializzazione, raccolta di capitale, diversificazione delle fonti di finanziamento e, quando necessario, processi di ristrutturazione rapidi ed efficaci, può certamente aiutare le imprese a sfruttare la fase di ripresa economica non appena arriverà. Soprattutto potrà contribuire a rendere un po' meno negativa questa esperienza molto grave, molto dolorosa della crisi che le imprese stanno ora in questo momento affrontando. Grazie, mi scuso se ho rubato qualche minuto in più rispetto al tempo. Grazie, Presidente. Grazie a lei, dottor De Vincenzo, anche è stato perfettamente nei tempi. Quindi. Allora, apro il dibattito, chiedo ai colleghi di prenotarsi al solito col nostro strumento qui della chat e vi ricordo di rimanere nei 2 o 3 minuti, cortesemente o poco più, per consentire poi al dottor De Vincenzo un'esauriente risposta alle nostre domande e considerazioni. Se non c'è nessuno, posso partire io. Intanto ho qualche domanda. Io la ringrazio molto, dottor Vincenzo, che lei ha fatto un'audizione che è esattamente quello che è personalmente, diciamo, in linea con le mie personali aspettative per iniziare questa riflessione, perché mi preoccupa il fatto che lei ha molto efficacemente diviso, diciamo, la parte di tra virgolette, normativa. Fra gli elementi per un phasing out delle misure
che abbiamo preso nel 2020 e quelle per, diciamo, prevenire quello che può capitare, lo ha chiamato le sfide del medio periodo, il cui timing però è adesso, cioè la politica deve rendersi conto adesso di cosa è necessario fare per gestire il dopo, che è esattamente il motivo di queste audizioni. Ora, molto brevemente, perché sono 5 punti, anche un po' disordinati come ordine. Allora, quando lei parlava dei PIR all'inizio, io personalmente sto riflettendo molto su due cose ultimamente su cui chiedo il suo parere. È vero che lei cita anche gli incentivi per i fondi pensioni e le casse agli acquisti, determinate tipologie di acquisti di obbligazioni, ma io mi chiedo se non siano maturi i tempi o se non sia possibile immaginare per gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale un incentivo fiscale tout court analogo a quello dei PIR. Cioè, così come vi è l'esenzione fiscale, se mantenuti per 5 anni, per lo strumento dei PIR, se per fare quello che da anni cerchiamo di fare con la moral suasion o con strumenti, diciamo, minori, cioè incanalare il risparmio previdenziale delle casse nell'economia reale, se non serva un robusto incentivo fiscale del tutto analogo a quello dei PIR. E su questo ne approfitto per chiedere una valutazione dell'emendamento che noi abbiamo, mi ha detto, una legge, una norma approvata in legge di bilancio scorsa sui PIR cosiddetti alternativi, cioè quelli destinati in prevalenza alle società non quotate, secondo la quale i PIR alternativi sottoscritti nel 2021 hanno diritto a una deduzione nella misura del 20% rispetto all'investimento totale qualora siano in perdita. Meglio detta, meglio, si può dedurre la perdita accumulata dopo 5 anni su questi PIR sottoscritti nel 2021 nella misura massima del 20% rispetto all'investimento ordinario. È una misura che è stata un po' criticata da qualcuno perché a sentire qualcuno distorcerebbe il mercato. Mi chiedo invece se io, poi un promotore di quella norma, quindi diciamo, la mia opinione è nota, cosa pensa se non sia il caso invece di incentivare i PIR che non godono ultimamente di un buono stato di salute con incentivi fiscali ancora più forti. Una seconda domanda, mi scuso per la lunghezza, ma veramente faccio il prima possibile. Io ho una curiosità, lei nella nota 16, pagina 6, quando fa un'altra, nella parte invece positiva, descrive quello che è successo, quando ci dà dei dati molto interessanti anche per valutare l'effetto di tutti i provvedimenti di sostegno al credito adottati l'anno scorso, però poi ci dice lì sotto, nello stesso intervallo temporale, i depositi bancari delle imprese sono cresciuti di oltre 90 miliardi. Quindi questa è una cosa a cui penso da un po'. Che fine ha fatto tutta la liquidità data alle imprese nel 2020? Cioè, siamo in condizioni di dire dove è andata? Perché 90 miliardi, adesso non so, diciamo, sì, lei dice che nel periodo precedente erano cresciuti di 20 miliardi, quindi abbiamo un differenziale di 70 miliardi. Ma insomma, il punto fondamentale è: siamo già in grado di dire o possiamo essere pronti a dire che fine ha fatto Era tutta quella liquidità il sole, agevolata alle Matteo, mi imprese? vedo. Chi è? C'è un'interferenza, no? Che fine ha fatto quella liquidità data alle imprese? Perché qualora fossimo di fronte a una liquidità ottenuta e parcheggiata nei depositi o nei conti correnti, staremmo osservando quello che è accaduto sulle famiglie, cioè un incremento del risparmio, non sappiamo se precauzionale o di altra natura, ma non è indifferente sapere di che tipo di risparmio si tratta, perché poi sapere se quel risparmio viene o no immesso nell'economia reale dipende da che tipo di risparmio era, se un risparmio precauzionale o no. No, questa è inutile. Diciamo, no, mi chiedevo quando lei parlava di come fare il phasing out, lei poi nel parlando ci ha spiegato bene. Mi pare di aver capito, mi confermi se ho capito male, che il phasing out da queste misure così espansive può essere semplicemente, tra virgolette, una riduzione graduale della percentuale di garanzia dello Stato. Quindi da 190 a 80
scendere, diciamo, in maniera graduale, con particolare attenzione, mi ha colpito questo passaggio alle imprese di piccola dimensione. Sì, sulla base dell'assunto che le imprese più piccole fanno più fatica ad accedere al credito, però mi pare che anche i tassi di insolvenza siano concentrati lì, quindi quel passaggio sulle imprese piccole mi ha fatto pensare se quella può essere una dimensione su cui fare il phasing out oppure no. Sto finendo, chiedo scusa, le ultime tre cose veloci. Quando lei ha parlato di tutto quello che si fa per favorire gli apporti di capitale, un mio pensiero, ma lo era anche durante il decreto rilancio e fui relatore di quel decreto, cioè, lì ci sono due strade. C'è la strada del patrimonio destinato di CDP in realtà per le imprese più piccole, in cui è la mano pubblica che prova a entrare, e poi c'è la strada del facilitare l'apporto di capitali privati con il credito d'imposta. Quest'ultima strada, come sa, l'abbiamo dovuta prorogare perché al solito non era ancora pronta, nel senso che non c'era già, non erano state, diciamo, predisposte le misure attuative necessarie per farla partire. Però la grande domanda qui è, nel favorire questo processo, perché ci dovrà appunto essere, qual è, mi perdoni la banalità della domanda, nel senso che non può certo rispondermi con una percentuale, ma il costo, diciamo, il costo relativo di intervenire con la mano pubblica o parapubblica piuttosto che con gli incentivi fiscali agli apporti privati di capitale, qual è? Nel senso, lei si immagina un mix ottimale di questi due strumenti? Perché, come sa, il dibattito politico è fatto da chi, diciamo, oscilla fra questi due estremi, o solo agire con la ricapitalizzazione tramite la mano pubblica, o lasciare che i privati apportino capitale, non si sa bene, come e da chi. C'è un mix che lei ha in mente, insomma, dal punto di vista di cosa sia più efficace o meno? Mi ha colpito il riferimento al codice di crisi d'impresa, ma non le chiedo nulla su questo perché immagino che tutti noi dobbiamo prima capire bene come, se e come intervenire, perché a settembre 2021, se non ricordo male, il codice entrerà in vigore e è chiaro che dovrà, credo, essere molto pensato una via per farlo inserendoci in questo contesto e non in altri. L'ultima domanda, chiedo ancora scusa per la lunghezza. Allora, lei dice, recenti analisi individuano una platea di 2000 PMI che sarebbero pronte a entrare nell'AIM. E se lo facessero, diciamo, il nostro gap di capitalizzazione del mercato borsistico rispetto a quelli europei si ridurrebbe. Io però anche lì, un paio d'anni fa, anzi no, nella scorsa legge di bilancio, feci promotore con altri colleghi dell'emendamento che ha prorogato il credito d'imposta per le fino a 300.000 euro delle spese sostenute per la quotazione in borsa, che ci dicono ha funzionato abbastanza, però il punto è: qual è la chiave per spingere queste 2.000 euro a quota 2.000 aziende a quotarsi? Abbiamo provato con l'incentivo fiscale, appunto, il credito d'imposta rinnovato, probabilmente ha funzionato, ma evidentemente non fino a quel punto. Cioè, qual è la misura di policy che a questo punto occorre mettere in atto per far scattare quella molla alla quotazione? Riguarda un incentivo fiscale più potente, riguarda una semplificazione normativa, riguarda la deriva olandese sui diritti di voto. Cioè, che cosa dobbiamo fare per far fare il salto a quelle 2000 imprese che lei individua? Ho concluso, chiedo scusa a lei e ai colleghi soprattutto per aver violato io stesso i 3 minuti. E, onorevole Gusmeroli e poi l'onorevole Ungaro. Sì, allora io ritengo che il decreto liquidità che è stato fatto l'anno scorso sia intervenuto su un momento di difficoltà delle aziende, ma non sia stato sufficiente e non sia attualmente sufficiente dato la seconda ondata di pandemia e quindi la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica. Ecco, volevo sentire qual è il suo parere rispetto a un miglioramento di quella normativa, quindi un allungamento, per esempio, dei prestiti a 30 anni, diciamo, indipendentemente dal livello dei prestiti. Seconda domanda,
Sull'ACE, anch'io credo che l'ACE sia un ottimo strumento, però se è simbolico, come lo è ormai dal 2015, in un anno addirittura abolito, ma in generale è simbolico. Quando è stato abolito l'ACE è stato inserito questo meccanismo che era interessante perché assomigliava molto a una vecchia legge Visco, però anche qui era simbolico, cioè sostanzialmente a fronte di una crisi straordinaria ci vuole un ACE straordinario, se no non ha grandi, cioè è qualcosa per cui la gente non è spinta a capitalizzare, non è spinta a lasciare gli utili in azienda, lo porta a casa perché è un meccanismo agevolativo che se lo trova e quindi male non fa a pagare un qualcosettina meno di tasse, ma in realtà non è uno stimolo così com'è. Per ciò che riguarda e poi in questo momento l'impressione da diciamo, operatore del settore, da commercialista, è che molte aziende siano vicine a uno stato di 2446-47 e quindi il rischio è che se non o trasformiamo parte dei finanziamenti in contributo a fondo perduto, non allunghiamo fortemente i finanziamenti in termini di rateizzazioni e per esempio non rateizziamo fortemente i debiti tributari e contributivi che hanno sospeso nel 2020 tantissime aziende, molte aziende rischiamo di perderle. E allora il tema vero non è quante finiranno a essere quotate, ma quante finiranno a essere fallite? Ecco, questo è il tema. Poi sulla quotazione io credo che ci sia un concetto, magari ci sono 2000 aziende, però sono molto aziende, non dico familiari, ma di famiglie, per cui andare in quotazione spesso significa psicologicamente perdere il controllo. Ecco, quindi forse su quello ci vorrebbero o agevolazioni maggiori o una semplificazione dei meccanismi anche poi gestionali di diciamo soci diffusi. Grazie. Grazie all'onorevole Gusmeroli. Onorevole Ungaro, a cui segue poi l'onorevole Fragomeli. Sì, grazie Presidente. Anch'io la ringrazio per la sua relazione molto utile. Coglie nel pieno le discussioni che stiamo avendo in commissione nelle ultime settimane. Io ho tre temi da porle. Innanzitutto accolgo con il suo monito appunto a introdurre politiche che vanno a incentivare la patrimonializzazione delle nostre imprese, come l'ACE, o anche potenziarle, mi sembra giusto. Però ecco, volevo porle ritornare al tema. Il tema degli squilibri. La ripresa forse sarà rapida, c'è una politica monetaria molto accomodante, c'è anche una politica fiscale questa volta, al contrario dell'ultima crisi, con il Next Generation EU, anche se potrebbe arrivare un po' lentamente i vari fondi, e inoltre il tutto si accompagna a un euro che a una valuta alla moneta unica, l'euro, che rimane abbastanza forte, che potrebbe pregiudicare la ripresa delle nostre esportazioni. Quindi è facile presupporre che andremo incontro a un'ondata di fallimenti e a un aumento delle sofferenze, dei crediti deteriorati delle banche. Io volevo chiedere quindi alla luce della sua relazione se come Paese siamo meglio equipaggiati come normativa e come sistema bancario ad affrontare questa nuova ondata di sofferenze che arriveranno al nostro Paese nei mesi e negli anni a venire. E poi non ho capito bene se il livello leva delle nostre aziende è già ritornato superiore al 50, mi sembra di capire, al livello massimo del 2011 o meno. Il bollettino dell'ABI mostra che oltre 100 miliardi di prestiti garantiti sono stati accesi nel 2020, di cui credo 20 miliardi di prestiti a 30 mila euro molto piccoli. Io volevo chiedere quindi se Banca d'Italia ha già degli studi, delle stime sugli impatti potenziali che questo potrebbe avere sull'erario, ma soprattutto ecco, se questo già costituisce una
un rischio macroeconomico. E non soltanto questo, ma anche la nuova ondata di sofferenza se avrà delle ricadute sulle GACS, le garanzie emesse sulla precedente ondata di crediti deteriorati. Quindi volevo sapere se questo potrebbe avere conseguenze molto serie sia per l'erario, ma anche costituire un rischio macroeconomico. Volevo sapere se per Banca d'Italia questo già costituisce oggi un rischio tangibile o meno. Secondo tema, senza ripetere le giuste domande del Presidente Martin, su cosa può fare la politica per appunto incentivare da una parte le quotazioni, ma oltre il lato dell'offerta anche il lato della domanda. Noi abbiamo avuto Borsa Italiana qui in commissione che ci ha ricordato che quasi il 95% dei fondi azionari presenti in Italia sono comunque dei fondi stranieri, quindi non so se potrebbero essere delle iniziative per cercare appunto di sviluppare una propensione all'investimento azionario domestico, ecco, questo è importante. L'altro, sulle emissioni delle obbligazioni delle aziende, molto bene passare dal 7% al 12%, ma francamente in un contesto di tassi così bassi, bassissimi, anzi mai così bassi nella storia italiana, sarebbe meglio cercare di raddoppiare, immagino, quella percentuale come lei ricordava. E quindi ecco, come possiamo incentivare le aziende a emettere obbligazioni, oltre a quotarsi, ma a emettere obbligazioni e andare sul mercato dei capitali e svincolarsi dal credito bancario? Ultima considerazione, ultima domanda, veramente i miei ultimi 30 secondi. Se, come abbiamo visto a livello europeo, l'introduzione di nuove misure, il calendar provisioning, una nuova classificazione dei crediti deteriorati dell'EBA, però ecco, sono temi per noi molto importanti, data appunto la concentrazione del canale bancario nel sistema creditizio del nostro paese. Volevo chiedere se Banca d'Italia queste iniziative costituissero un rischio o meno. Chiaramente abbiamo visto che ci sono state delle dilazioni nel tempo, ma volevo appunto risentire il vostro punto di vista su questo tema. Grazie. Grazie, onorevole Ungaro. Fragomele e poi non ho altri iscritti. Sì, grazie Presidente. Moltissime domande sono state fatte, sviscerate da quasi tutti i temi. Io volevo da lei però un giudizio anche rispetto a quello che diceva il collega Musmeroli, rispetto a quello che è stato un po' il tiraggio delle misure adottate nel decreto liquidità, cioè secondo lei se in qualche modo hanno risposto in quella fase con i numeri che ci ha dato oggi, o se magari potevamo fare di più, e come oggi quelle misure, ripeto un po' anche quello che chiedeva il collega Gusmeroli, possono essere riattualizzate in una situazione diversa. Io non vorrei essere tranciante, ma dalla lettura veloce che ho fatto mentre lei ci relazionava sulla situazione che ci troveremo di fronte, quindi di alcune crisi importanti nel nostro sistema produttivo, sembrava che in qualche modo ci dovesse, è una mia interpretazione magari, ma che lei ci desse un indirizzo di doverci concentrare sulla ripatrimonializzazione, su interventi in particolare su determinate tipologie di aziende, altre in qualche modo diciamo che sono in una situazione poco, poco salvabile, via dicendo. Invece vorrei capire da lei se da questo punto di vista ci sono comunque delle misure che prevedono un intervento che non sia legato solo alla liquidità, ma sia legato alla patrimonializzazione, ma anche al sostentamento di queste aziende. Le faccio un esempio: noi abbiamo fatto degli interventi, ad esempio, sulla pluriannualizzazione dei costi fissi, altre cose che sono servite per evitare che molte aziende arrivassero delle perdite molto, molto importanti. Vorrei capire se questa cosa come noi la possiamo ristrutturare e definire. L'ultima domanda è un po' legata alla questione del fatto che ci siano maggiori investimenti finanziari sull'economia reale e via dicendo. Ci potrebbe essere un intervento, adesso so che magari eccessivo come cosa, che però intervenga anche su recuperi o comunque su un finanziamento, un intervento pubblico che possa in qualche modo calmierare gli effetti di forti minusvalenze rispetto a coloro che intervengono per sostenere quelle società che prima le dicevo mi sembrano un po' meno considerate come recuperabili, cioè in qualche modo un sostegno anche alle situazioni più critiche con risorse private e via dicendo, che però non prevedano anche che lo Stato si occupi un po' di tutte le tipologie di aziende, anche quelle più in difficoltà, dove chiaramente c'è un minimo di possibilità di recupero, non quelle che chiaramente sono decotte, impossibili da recuperare. Però volevo capire anche su questo, se sulle eventuali minusvalenze, su altre cose, si potrebbe fare un intervento pubblico. Grazie. Grazie, onorevole Fragomeri. Non ho altri iscritti a parlare, ma del resto abbiamo fatto diverse domande, molto anche, credo, diciamo, dirompenti, quindi il dottor De Vincenzo magari non accetterà più i nostri inviti in audizione. No.
parte gli scherzi, le cedo la parola per la replica e la ringrazio nuovamente. Grazie, grazie. Tutte domande molto, diciamo, giuste, molto utili e che rispecchiano il contesto complesso effettivamente nel quale ci si muove, e anche gli interventi di politica economica in questa fase sono veramente complicati. Quindi c'è bisogno di tanta buona volontà, ma non nascondiamoci che non ci sono delle soluzioni immediate, diciamo, come dicono in linguaggio anglosassone che non si dovrebbe utilizzare, insomma. Non c'è la pallottola d'argento che risolva la situazione. Dunque, vado un po' per ordine, anche se i temi sono alle volte simili tra gli interventi. Rafforzamento degli investimenti di quelli che sono investitori istituzionali e potenziale, chiamiamolo così, inespresso di capacità, di risorse che sono a disposizione e che potrebbero essere utilmente utilizzate. Faccio riferimento, per esempio, al riferimento che il presidente Marattin ha fatto ai fondi pensione. E qui la domanda è sì, cioè nella misura in cui la leva, in questa fase così appunto complicata, così delicata, la leva dell'incentivo fiscale è una leva molto importante. Fondamentalmente, ci sono due modi, poi ci ritornerò, ed era uno dei punti che aveva citato anche Marattin, due modi in cui lo Stato in questa fase, posto che lo Stato non può non farsi carico a fronte di una situazione così eccezionale, di una crisi così dura, non può non farsi carico di interventi importanti a sostegno dell'economia. Ecco, ci sono fondamentalmente due modi: o interviene direttamente, o fa sì che ci siano degli incentivi utilizzando la leva fiscale, degli incentivi a che qualcun altro sostenga. Ecco, l'idea degli investitori istituzionali, fondi pensione, i PIR rafforzati con la norma che è stata varata di recente, vanno sicuramente in quella direzione, anche perché hanno il vantaggio di sfruttare una capacità che, per carità, non è da prendere, diciamo così, da dare per scontato che il mercato, tra virgolette, possa e sappia selezionare tra le imprese che hanno più prospettive di rilancio e le imprese che hanno invece meno prospettive di rilancio. Non è detto che per definizione lo faccia meglio dello Stato, è certo però che c'è un potenziale di risorse che sono a disposizione. Quindi utilizzare quella leva è sicuramente un elemento importante. Quindi, per tornare alla questione, diciamo, del mix, non c'è una percentuale ideale, ottima. C'è però sicuramente una combinazione e ci sono alcuni strumenti che sono al momento già disponibili, su altri si dovrà riflettere, ma alcuni strumenti già disponibili, come per esempio l'ACE, ritorno ad alcuni punti che erano stati fatti, che sono particolarmente flessibili, che si possono utilizzare, che si possono adattare a queste circostanze. È vero che bisogna ipotizzare un rafforzamento sostanziale, che adesso avere un rendimento nozionale, un'aliquota del rendimento di poco superiore all'1%, in questa fase concordo che è tendenzialmente un incentivo forse non particolarmente rilevante, ma ci si può lavorare perché si parte da una base che è molto flessibile, lo si può circoscrivere per esempio alle piccole e medie imprese aumentando questa aliquota in misura significativa, si può lavorare sulla base che costituisce la base dell'ACE con un moltiplicatore diverso, si può anche lavorare per dare un sostegno che sia allo stesso tempo di capitale e di liquidità, per esempio lavorando sulla possibilità di convertire le eccedenze di ACE in crediti d'imposta che possano essere utilizzati in compensazione di tutti i tributi. Come sapete, è una norma che al momento è stata varata ed è in vigore quest'anno per incentivare le aggregazioni di imprese. Una cosa simile si potrebbe ipotizzare anche sul fronte della rimodulazione volta a incentivare patrimonializzazione e liquidità. Quindi, insomma, lo strumento è uno strumento
molto flessibile, quindi per questo ed è fondamentalmente già pronto e quindi qualcosa su cui si può tornare a riflettere. Sull'indicazione, la richiesta del presidente Marattin su dove è andata a finire la liquidità delle imprese, ecco, questo fenomeno è un fenomeno importante. Anche qui il risparmio precauzionale, diciamo, o il risparmio connesso all'elevato livello di incertezza, abbiamo visto che non è stata solo una caratteristica delle famiglie, è stata una caratteristica ed è ancora una caratteristica delle imprese che trovandosi in questa situazione di nebbia abbastanza fitta hanno sospeso i piani di investimento che richiedono ovviamente chiarezza su un orizzonte temporale di qualche anno e nel frattempo proprio per i livelli elevati di incertezza hanno comunque fatto scorte di liquidità. Non tutte, questo non significa che ovviamente non ci sia stato il problema di liquidità, ci mancherebbe altro, non c'è un'associazione uno a uno e non possiamo verificarlo con i dati tra l'impresa che ha preso il prestito garantito e quanto di quel prestito garantito, esattamente di quello, è stato depositato nel conto corrente dell'impresa. Ma abbiamo statistiche a livello aggregato che mostrano chiaramente che 90 miliardi di aumento di depositi delle imprese presso le banche è un numero che non si vedeva da qualche anno, quindi è naturalmente un qualcosa, una liquidità che al momento è depositata come scorta precauzionale, ma che è disponibile per essere poi messa a lavoro in termini di capacità di investimento non appena la ripresa si consoliderà e i segnali di incertezza si svaniranno. Ecco, quindi è un segnale che da un lato mostra un po' che le tensioni di liquidità grazie a quelle misure sono state contenute, come mostrano le analisi. Dall'altro indica che c'è un potenziale anche lì pronto per essere utilizzato e dobbiamo far sì che quante più imprese possibili riescano a superare la fase critica attuale per arrivare pronte a utilizzarle nella fase di ripresa. Sul phasing out delle misure, sì, quella idea di gradualità nel ritorno ad un'operatività normale del fondo di garanzia, per esempio, è un'idea. Il fondo di garanzia ovviamente erogava prestiti garantiti anche prima della pandemia con delle quote di copertura che erano, diciamo, più contenute di quelle attuali, parecchio più contenute, però ci si può gradualmente, diciamo, avvicinare verso quello man mano che ci si rende conto che la situazione economica migliora. È uno strumento flessibile, oppure si può, e questo aiuterebbe un po' più il fronte della selezione delle imprese, si può ipotizzare che al momento ci sia un costo, sebbene contenuto, per accedere alla garanzia, che fa sì che le imprese che accedono alla garanzia anche nei prossimi mesi sono le imprese che ritengono di avere le condizioni utili per ritornare ad una profittabilità. È un meccanismo di autoselezione, diciamo, di compatibilità con gli incentivi. È difficile pensare, ecco, che la scelta di quali imprese, diciamo, su quali imprese concentrare il sostegno pubblico possa essere fatta direttamente dallo Stato in maniera rapida. È una cosa complicata e non a caso nella fase di sostegno, nella fase eccezionale il sostegno è stato dato in maniera ampia, non poteva che essere così. Far leva su quello che, diciamo, le stesse imprese possono fare per autoselezionarsi e in parte sui meccanismi un po' di mercato attraverso gli incentivi probabilmente potrebbe andare nella giusta direzione. Sulla quotazione delle piccole e medie imprese 2000, sì, diciamo, che cosa potrebbe spingerle effettivamente? C'è, qui è vero, c'è un po' di circolo vizioso, ci sono i benefici privati del controllo che venivano citati, quindi sono magari imprese in buone condizioni con le famiglie saldamente al controllo e quindi il timore di perdere questi benefici privati del controllo è rilevante, ma se si creano le condizioni, e qui ritorniamo più in generale alla semplificazione amministrativa, alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'imposizione fiscale con delle semplificazioni che possono essere fatte e che possano condurre a un complessivo contenimento delle aliquote legali, tutto questo fa sì che ci sia un incentivo ad andare sul mercato, ad aprirsi
ad una crescita dimensionale, magari diciamo, compensando la perdita proprio del beneficio del controllo stretto con altri proventi che possono essere connessi con l'ampliamento della scala dimensionale, che l'accesso al mercato darebbe, mentre invece nell'altro caso si è un po' destinati a rimanere con la dimensione attuale. Vengo un po' ai punti dell'onorevole Gusmeroli. Ecco, dell'ACE ho detto, ci sono, ecco, dobbiamo preoccuparci più di quante imprese sono in grado di quotarsi o di quante sono vicine al fallimento. Dobbiamo preoccuparci, direi, di entrambe, e c'è il rischio che effettivamente ci possa essere una congestione. E allora un po' quelle piccole riflessioni che venivano fatte fare tutto il possibile perché le procedure di ristrutturazione diventano più rapide ed efficaci. Le nostre evidenze appunto sugli accordi di ristrutturazione e sui contratti preventivi sono miste, diciamo, sono soprattutto caratterizzate da tempi lunghi che non sono, diciamo, compatibili con una col consentire una ripresa rapida. Quindi lì bisogna sicuramente lavorare. Certo, nella fase attuale, proprio nell'immediato, bisogna prestare attenzione all'attivazione del nuovo codice d'impresa per la parte che riguarda le ristrutturazioni, in particolare quelle procedure di allerta. Lì è importante che ci siano quelle condizioni perché gli organismi funzionino effettivamente bene. È fondamentalmente una struttura che ancora non è testata, quindi è chiaro che farla è delicato e bisogna monitorare una volta che entrerà in vigore a settembre. Velocemente sui punti che erano stati indicati dall'onorevole Ungaro, l'ondata dei fallimenti e gli impatti sul sistema bancario. Certo, anche in questo caso, un po', diciamo, devo dire, in parallelo con le imprese, nel corso degli ultimi anni anche le banche hanno rafforzato la loro situazione patrimoniale. Quindi anche questo shock indirettamente pesante anche per loro viene affrontato con condizioni di partenza che sono sicuramente migliori in termini di buffer a disposizione, cuscinetti di capitale per assorbire le perdite. Certo è che insomma, il rischio che ci possano essere delle perdite significative c'è. Per il momento la situazione che abbiamo visto nel corso del 2020 non ha ancora rilevato dei segnali estremamente preoccupanti, però certo quello che succederà nel corso dei prossimi trimestri andrà monitorato con attenzione. Sui rischi sul fronte delle GACS è un tema importante. Anche su questo fronte al momento non ci sono segnali che le procedure di recupero che sono attivate sul fronte delle GACS abbiano risentito in modo pesante, proprio perché ci sono state le misure di sostegno, però anche quella è una cosa che andrà monitorata. Recentemente, questo devo dire, è stata un intervento giusto del Parlamento nel corso degli ultimi anni, c'erano state peraltro delle modifiche al regime della GACS che andavano proprio nella direzione di tutelare quanto più possibile il rischio che poi si potessero verificare perdite per l'erario. Però ecco, per il momento diciamo, il meccanismo tiene ed è diciamo, la prova che effettivamente è stata una buona scelta, e quindi è un meccanismo che potrebbe servire ancora nel corso del 2021 per consentire la dismissione di crediti deteriorati da parte della banca. Ecco, sulle obbligazioni, le quote del 12%, io non l'ho detto esplicitamente, lo trovate nel testo, è un'osservazione molto importante questa delle obbligazioni. Dietro quel 12% di quota dei debiti finanziari che è rappresentata da obbligazioni, in realtà c'è una dicotomia amplissima tra le grandi imprese e le piccole e medie imprese. Le grandi imprese, quella quota del 12% in aggregato, significa che le grandi imprese hanno una quota del 16% in questa fase. Le piccole e medie imprese hanno una quota che è inferiore al 2% e non è cambiata, non è mutata significativamente rispetto al 2011. Quindi sulle piccole e medie imprese la mancanza di questa valvola di sicurezza, che ancora è minima, è effettivamente un problema, che è connesso anche al fatto che investitori, quando si tratta di sottoscrivere obbligazioni di piccole e medie imprese, sono tendenzialmente un po' più spaventati, si tratta di bilanci più rischiosi, più opachi. La risposta a questo è fondamentalmente
cercare di incentivare quanto più possibile l'aumento della scala dimensionale. Sul calendar provisioning c'è stata, come probabilmente sapete, una recente audizione del governatore che ha chiarito alcuni termini. Credo che sia un punto su cui da un lato riflettere per tener conto dell'eccezionalità della situazione, e credo che la riflessione sia ancora aperta e sia una riflessione giusta. Dall'altro non bisogna dimenticare che è un meccanismo che è stato messo lì per tutelare anche le banche e indirettamente quindi chi affida i propri depositi alle banche, proprio a fronte di situazioni che possono portare ad un repentino aumento dei crediti deteriorati. Ora è chiaro che l'eccezionalità di questa situazione non era immaginata quando si sono disegnate quelle regole, però bisogna fare attenzione a ipotizzare dei cambiamenti pesanti o dei cambiamenti significativi, perché si potrebbe correre il rischio che poi si alimentano sensazioni di sfiducia nei confronti delle banche e quindi della trasparenza dei bilanci bancari, che avrebbe ripercussioni sulle possibilità di finanziamento dell'economia e sulla crescita. Ritorno velocemente agli ultimi punti che erano stati indicati dall'onorevole Fragomelli. Il tiraggio delle misure di liquidità, riteniamo che effettivamente quelle misure abbiano funzionato, che il tiraggio sia stato buono. Non credo, ecco, che si sarebbe dovuto o potuto fare molto di più per alleviare, perché un po' le analisi di cui abbiamo brevemente accennato mostrano che effettivamente questi fabbisogni di liquidità, grazie alle misure, sono state colmate. Ricorderete che il plafond teorico di garanzie che erano attivabili quando furono introdotte viaggiava su numeri molto alti, intorno ai 400 miliardi. Ecco, a fronte di questo sono stati attivati numeri significativi, sappiamo che sono numeri significativi anche nel confronto internazionale, sia per quanto riguarda le moratorie, per quanto riguarda i prestiti garantiti, però il fatto che siano ben distanti da quei 400 miliardi lascia intendere che abbiano funzionato, che abbiano le imprese che ne avevano bisogno hanno trovato modo, ovviamente ci sono state inizialmente delle difficoltà di tipo amministrativo, ma che abbiano trovato il modo di soddisfare le loro esigenze, ovviamente a livello aggregato. Interventi su imprese che siano solvibili da questo punto di vista è effettivamente un elemento delicato. Ritorniamo al punto che sottolineavo prima: come affrontare questo benedetto problema, ed è con questa espressione un po' poco elegante anche per la situazione, di triage, un'espressione più sanitaria che altro, ma questa distinzione tra le imprese buone e le imprese meno buone, le imprese con più prospettive, le imprese con meno prospettive, è parte della complessità della politica economica in questa fase. Lavorare quanto più possibile su meccanismi che lavorino sugli incentivi, che si appoggiano su questa capacità delle imprese anche di selezionarsi, di mostrare la loro aspettativa di essere profittevoli in futuro, è sicuramente una via utile. C'era anche un riferimento alle questioni di perdite, minusvalenze e poi alla fine questioni di complessiva trasparenza dei bilanci. Anche qui la riflessione deve esserci. Segnalo semplicemente che c'è un trade-off abbastanza spinto e delicato su quanto anche da un punto di vista della normativa contabile, su quanto discostarsi da una rappresentazione quanto più possibile veritiera e trasparente dei bilanci delle imprese, così come ovviamente anche dei bilanci delle banche, tenendo conto della situazione eccezionale, ma allo stesso tempo stando attento a non varcare una soglia che potrebbe essere una soglia pericolosa, in cui si alimenta appunto la sensazione che quei bilanci possano non essere del tutto trasparenti quanto agli impatti della situazione attuale. Quindi sicuramente riflettere su
modalità che possano, diciamo così, ipotizzare un sollievo temporaneo è qualcosa che va necessariamente fatto. Bisogna prestare attenzione a non varcare questa soglia un po' delicata, che può alla fine, soprattutto per imprese che hanno dimestichezza con investitori, che hanno degli interessi terzi in gioco, a non alimentare fenomeni di possibile sfiducia. Ecco, potrei aver, diciamo, trascurato qualcosa, me ne scuso, credo di aver affrontato la maggior parte dei temi, però ecco, se c'è ancora qualcos'altro sono a disposizione del Presidente. Credo che non abbia trascurato assolutamente nulla e la ringrazio anche per questo, così come la ringrazio per essere stato con noi questo pomeriggio, aver dato un contributo così preciso e puntuale a questo, l'avvio di questo nostro ciclo di audizioni per approfondire un po' meglio il problema, e oggi sicuramente abbiamo fatto un bel passo. Quindi io ringrazio il dottor De Vincenzo, capo del servizio di stabilità finanziaria della Banca d'Italia. Spero ci sarà occasione, anzi sono sicuro ci sarà occasione in futuro ancora per rivederci. Grazie ancora e grazie ai colleghi. Grazie. Dichiaro chiusa l'audizione. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.